Cosa ti ha convinto ad accettare la proposta del Trapani? No, non ho esitato un secondo a dire sì al Trapani. Già l'anno scorso, durante la partita Trapani-Juve Stabia, c'è stato un incontro con il direttore Faggiano, che aveva avuto la disponibilità, e l'ho detto che non c'erano problemi per questa cosa, di parlare con il mio agente, con la società, e non c'erano problemi per approdare a Trapani. Ho detto subito sì. Ma innanzitutto sono contento della prima partita. Al di là del risultato, credo che abbiamo fatto un'ottima gara, non rispecchia il risultato, cioè non meritavamo la sconfitta. Sono contento di aver fatto un'ottima impressione nella prima partita, ma spero di continuare così e di dare tante soddisfazioni insieme alla squadra e ai nostri tifosi. Ma noi speriamo che il calendario rimane così, che non vediamo l'ora di iniziare il campionato. Poi non so, sicuramente faranno il campionato a 22 squadre, che è la cosa migliore secondo me, perché riposare una giornata non è buono per nessuno. Non vediamo l'ora di iniziare, abbiamo secondo me tutte le qualità per fare un ottimo campionato. Proveniente da un campionato forse da dimenticare, non lo so come l'ha vissuto Filippo a Castellammare di Stabia con la Juve Stabia. Anche per te, benvenuto a Trapani comunque. Innanzitutto grazie, sì, comunque sono arrivato a Castellammare a gennaio, sapevo già della situazione difficile, però volevo rimettermi in gioco, sapevo che c'erano poche possibilità di salvezza, però l'importante era giocare e mettermi in mostra. Ecco, noi ci ricordiamo, te lo dicevo prima di iniziare l'intervista, di Filippo Falco 2 anni fa, nell'anno del Trapani in Serie B, qui al Provinciale, in una partita serale, Trapani 0, Lecce 1, hai fatto ferro e fuoco su quella fascia. Abbiamo un buon ricordo del Filippo Falco calciatore. Ma è stata una grande partita, come tutto del resto del campionato. Abbiamo giocato sin dall'inizio per giocarci il campionato con il Trapani. La spuntata del Trapani alla fine, però come abbiamo fatto un ottimo campionato sia noi che loro.